Sbrigati. Di qua. Cavolo. Ci è mancato poco, eh? Sei una scheggia. Sono colpita. Grazie. Forza, dai. Saliamo su. Allora, come le hai trovate? Intendi le luci? Sì. Ricordi il soldato che hai morso prima di rubargli la pistola? Sì, me lo ricordo. Quello è Trevor. Comunque, l'ho visto in strada e gli sono rimasta attaccata al culo. L'ho seguito in un vicolo e le luci mi hanno assalita. Poi mi hanno portata nel loro nascondiglio, da Marlene. Hai avuto paura? Ero terrorizzata. Pensavo che mi avrebbero sparato. Ma lei ha detto solo... Perché ci hai messo tanto? Mi stava aspettando. E così ti ha arruolata nelle luci? Quasi. La faccenda dell'agguato era solo un test. Voleva capire se tenessi davvero alla causa. Parli del diavolo. Mi ha chiesto di te, sai? Davvero? Dice che somigli molto a tua madre. La conosceva meglio lei di me. Andiamo. Filiamo come schegge. Con chi ti vedi in questo periodo? Boh, non saprei. Con nessuno. E che mi dici di Tino e degli altri ragazzi? Come stanno? Riley, quelli sono amici tuoi. Ma tu ci parli? Sì, all'incirca. Giorni un cazzo. La gente si ammala di continuo. Sono solo bravi a tenerlo nascosto. Hai incontrato altri infetti? Come parte dell'iniziazione mi hanno fatto uccidere un... Senti, possiamo parlare di qualcos'altro? Oh, merda, giù! Scusa, sono agitata ultimamente. Attenta, è bagnata. Ehi, senti, forse dovrei arruolarmi nelle luci. Ellie, è stata la prima cosa che ho chiesto a Marlene. Ti vuole al sicuro in quella stupida scuola. Io non dovrei neanche vederti. Ma che le importa? Ha paura che io ti cacci nei guai. Cazzate. So cacciarmi nei guai anche da sola. Ah, lo so. Ehi, ti ricordi la prima volta che ti ho portata qui? Che ci facciamo qui, Riley? Ho una sorpresa per te. Cosa? È un dinosauro? Forse. Se è un dinosauro ti perdono tutto. Ancora un po' di pazienza e vedrai. Ah, le avevo recuperate. Le pistole ad acqua, ma smettila. Puoi dire che il capitano testa di cazzo te le ha ridate? Certo che no, mi sono infilata nel suo ufficio. Riley, ero riuscita a prenderle. Ma ti sei fatta beccare? Ma mi sono fatta beccare. Che ti ha fatto?
Due settimane di pulizie. Nei cessi. No, Ellie. Non hai ancora capito che devi scordartele. Non le riavrai mai. Un giorno le riavrò. Non ci credo che Winston sia morto. L'hai saputo? Sì. Sai com'è successo? L'hanno visto cadere da cavallo, un infarto o roba simile. Cavolo. Quante persone muoiono per cause naturali in questo mondo? Nessuna che io sappia. Esatto. Vediamo che ci ha lasciato. Sul serio? Questo è Winston? Cavolo, era un tipo affascinante. Bingo! Ne vuoi un po'? Certo. Ti avverto, non è birra. Grazie. Oh. Oh, Cristo! Oh, tieni, è vomitevole. Te l'ho detto. Oh. Salute, Winston. È forte. Andiamo. Che ne è di Princess? Beh, immagino che morto Winston l'abbiano presa. Povero cavallo. Sarà là fuori terrorizzato. Diavolo. Ellie, aiutami ad alzarlo. Odio schiacciare dentro. Finiremo schiacciate, me lo sento. Va bene. Sai che c'è? Forse ci conviene trovare un'altra via. Sì. Va bene. Ehi, Riley. Senti, provo a spingerti su. Vedi se l'apri da dentro. Buona idea. Riley? Oggi. Com'è che questo posto ci era sempre sfuggito? Vieni, ho la maschera perfetta per te. Riley. Perfetta! Guarda qua. Che cos'è, una specie di lupo mannaro? Mettila, dai. Sì, cazzutissima! Ruggisci? Roar. Ellie, sul serio. Un cazzo di ruggito! Sì, così! Vediamo chi altro c'è qui dentro. Quanta roba!
La gente comprava questa roba. Non ci si crede? Wow! Sei una cretina. Sì. Di Rubino, che cosa ne hai fatto? Oh, cielo, Toto! Che cosa possiamo fare? Oh, cavolo. Ah, tripla fenice. Che ne pensi? Adorabile. Ma grazie, piccioncina. Schiale veggente, poni un quesito se hai il coraggio. Ok. Moriremo entro oggi? Niente. Devi ruotarlo, genio. Oh, è tragicamente improbabile. Che sollievo. Guiderò di nuovo un'auto? Lo sento nelle ossa. Bene. Un giorno ce ne andremo dalla cazzo di zona di quarantena? Nessuno può dirlo. Quindi è possibile. Riavremo mai le nostre pistole d'acqua? Gli spiriti dicono di sì. Ma hai sentito? Dice che riavremo le pistole. Sono andata, Ellie. Devi accettare. Riley smetterà di fare schifo a poker? I segni sono confusi. Ma c'è ancora speranza per te. Comunque no, ci ho rinunciato. Il poker è tutto tuo. Riuscirò mai a giocare a un videogioco? Le probabilità sono minime. Vaffanculo, teschio. Mi cresceranno mai le tette? Gli spiriti non si pronunciano. Non mi sorprende. Sei una faccia da culo? Questo è assolutamente certo. Beh, direi che abbiamo finito. Fammi un po' vedere. Ellie, sarà mai simpatica quanto me? Per favore, sono 10 volte più simpatica di te. Ha detto non in questa vita. Io non c'entro, è stato lo schele veggente. Lo schele veggente fa i pompini ai cani. Carina, Ellie. Idea. Vedi quelle auto laggiù? Sì. La rossa è tua, la blu è mia. Lanciamo mattoni. Chi rompe prima tutti i finestrini della sua auto vince. Scherzi? Sono la regina dei mattoni.
Ok. Chi perde risponde a una domanda, senza sarcasmo. Che gioco è? Verità o verità? D'accordo, scema, ci sto. Crash! Centro! Oddio! Guarda, impara! Due andate! Ah. Sì! Ma dai! E vai! Bingo! Merda! Sì, ti è piaciuto? Sì! Diavolo! Bang! Che cazzo! Ultima! Sì! Regina dei cazzo dei mattoni! La mia aveva i finestrini più duri. Sì, come no, sfigata. Ok, ora la domanda. Ho paura. Ok. Perché te ne sei andata senza dirmelo? Era una situazione strana. Guarda, non l'ho detto a nessuno. Ma io non sono nessuno. Vero? No, è solo... Vieni. C'è una cosa che devi vedere. Ci siamo quasi. Non hai risposto alla domanda. Perché siamo venute qui? Questo posto mi dà i brividi. Ricordi quando pensavamo fornissero corrente solo a certe zone della città? Beh, seguimi. Si scopre che l'intera città va a corrente. Hanno solo spento gli interruttori. Basta riattivarli e siamo a posto. È impossibile che funzioni. Che ti avevo detto? C'è luce in tutto il centro commerciale. Andiamo a scoprirlo. Pronta per lo spettacolo? Aspetta, io so cosa cerchi di fare. E sono contenta tu non sia morta. Intendo, è bello essere di nuovo insieme e non volevo dirlo. Tutto quello che ho detto prima di andarmene non lo pensavo davvero. Riley, sei una lagna. Hai cominciato tu, stronza! Cavolo. Sei pronta? Sicura. Cos'è, uno scherzo?